con l'8 Pedro Battista, con il 9 Filippo Zambon. Arbitri della serata sono i signori Silecchia e Davoli, con il lodigiano Rebughini ausiliario. Quindi lavoro di Tommaso Colamaria, intanto lavoro di Romero con Tartarani che mette dentro, porta spostata, gol annullato da Emiliano Romero che taglia per Tartarani in 2 centimetri, il gancio di Tartarani, Ollier resta fermo, rigore sacrosanto. Beh, rigore ineccepibile, Ollier non ha neanche protestato. Attenzione intanto Zampoli che fa la prima cosa grandiosa della serata, andrà a prendere un rigore sotto l'incrocio dei pali, che è cresciuto in quel di Prato esattamente come Matteo Zucchetti. I due hanno giocato contro, poi andremo a vederle anche queste cose. E intanto Veronica, Emiliano Romero lancia 3 contro 2, Tartarani la mette in mezzo, Romero fallisce, attenzione la palla viene rimessa in pista, è il gol, bello 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 bello, 1-0 all'ottavo preciso. Pegna la destra di Zampoli senza problemi, ora Zucchetti, Zucchetti, oh, va ad andare via a Farisa, Farisa con la mano, attenzione, si prende il blu e se lo merita tutto Zucchetti, perché Farisa era lì, lui con la faccia gli è andato contro, sono scontri di gioco, giustamente Davoli non può, soprattutto quando è un ragazzo di 21 anni contro Zampoli. Uno e ragazzi, 2-0 il gol del Tata, anche lui ha attenzione Montivero, Montivero carica il rovescio, Montivero invece dell'assist, eccolo qua il 3-0, mentre Piero si è fermato su Campagnolo e poi l'azione era partita proprio da lui, che debuttato nel Trissino ormai nel lontano 2011-2012, finalmente intanto la girata di Pedro Battista, finalmente una pallina che è riuscita a filtrare alle verticalità del Monza che ama andarsene di là. E intanto blu addirittura Pagliarasquini, non si gioca nemmeno la carta del decimo fallo, attenzione perché potrebbe cambiare la partita. Si è un po' complicato la vita con un fallo, oltretutto che poteva anche non starci, perché Nicola Colli va a parare, poi Battista, poi bravo Samu Amato a togliere la pallina dalla disponibilità di, no non ci credo, ha fischiato un blu a Zucchetti, ma ha recuperato la pallina. 3 secondi fa eravamo lì per dire che il Monza poteva riaprirla con un tiro diretto o un power play, invece di qua Tartarani la può chiudere, Zampoli va a parare il tiro diretto, che non può intervenire difensivamente perché insomma abbiamo visto l'arbitraggio com'è, qui c'è una manata in faccia di Amato a Battista, questo è rigore tutta la vita, un tiro secco, una traversa stasera, vediamo la sassata, bravo Comin, va a parare Zucchetti, 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 il gancio e ancora Comin si salva, e si salva pure il Valdagno. La loro caratteristica è il fiato, la forza dall'altro, e infatti adesso vediamo che fischia Davoli contro Farisa, perché questa volta in effetti ci sono delle spinte abbastanza anomale, veramente ad altissimi livelli, ad esempio con il Breganze o anche con il Sarzana, incontenibile. 8:44, può riaprire il match il tiro diretto di Marco Ye, che guarda Comin, alza la testa, lo osserva, il gancio e fallisce anche questa, sulla ribattuta va Farisa, va Battista a rubare questa pallina a Farisa, grande il portoghese, ancora Battista e qua atterrato, un altro rigore e il fallo di Romero, un'altra gomitata, gomito alto di Romero, squadra fatta in casa di tanti talenti italiani. È la traversa, questa è la quarta traversa, il quarto legno del Monza che sbaglia il quarto tiro diretto negli ultimi 2 minuti. La morte per cercare di se non altro di portare, ecco. Che gol il taglio, l'assist di Emiliano Romero, lo dicevamo 2 secondi fa. Ma tutto il Valdagno comunque complessivamente, a parte un po' lo sbandamento, ma il Monza è una squadra che comunque vale. Intanto Matteo Zucchetti, eccolo qua il sigillo numero 8, quando ormai il match è in ghiaccio, mancano 35 secondi, il rovescio, buca Comin, 4-2, diventato anche forse un po' più equo. Poi il Monza che ha fallito grandi occasioni con 4 pali, con 4 tiri diretti, però già essere qui e sperare e essere magari a un punto dall'ottavo posto, adesso la classifica aggiornata purtroppo non l'ho sotto mano.